Ravenna 2012, Piazza del Popolo, siamo con Giovanni Montresori, presidente della Belab e organizzatore di Ravenna 2012. Quinto anno, quindi grande successo e soprattutto una conferma importante per questo evento. Sì, anno dopo anno cerchiamo di ripartire da zero, nel senso che coinvolgendo un po' tutte le istituzioni, tutti i partner, cerchiamo di ricostruire una nuova manifestazione, fare un programma sempre più ricco. E quest'anno i numeri sono dalla nostra parte, abbiamo 60 iniziative, tra cui 7 conferenze di altissimo livello, 20 workshop fatti con partner esterni, quindi istituzioni, imprese, e poi 20 corsi di formazione, quindi diciamo dei grandi numeri per un settore che sicuramente ha delle grosse prospettive a livello diciamo mondiale, a livello europeo, quindi a livello di vasta scala, che in Italia ovviamente risente della crisi economica, ma soprattutto anche di difficoltà di applicazione delle normative e della regolamentazione. Quindi è importante che si trovino qui a Ravenna un po' tutti per fare il punto sulla situazione nei diversi settori, rifiuti, acqua, energia, bonifiche, mobilità sostenibile, eccetera. Ecco, facciamo proprio i conti con l'ambiente. Oggi quindi introduciamo la prima importante conferenza. Parleremo di ecomafie, che è un tema, se vogliamo, nuovo a Ravenna, ma che tratteremo in maniera davvero esauriente, vorrei dire. Sì, abbiamo la presenza molto prestigiosa di Raffaele Cantone, che è un importantissimo magistrato anticorruzione, anticamorra, che proprio questa sera, cioè il primo che seguirà la conferenza di apertura, qui alle 18, e quindi dove tratterà appunto non soltanto il tema della criminalità in generale, ma proprio declinata dal punto di vista della criminalità organizzata nel settore dell'ambiente, quindi le ecomafie, e quindi ci farà vedere come questo settore poi non è per niente trascurabile, anzi ha un impatto economico importante, oltre al fatto che distorce le attività positive di quelli che fanno bene il loro lavoro. Ecco, si parla di 16 miliardi di euro di fatturato all'anno, quindi il fatturato di una multinazionale. Vediamo con te invece di introdurre brevemente le altre importanti conferenze che si terranno nell'arco dei 3 giorni. Sì, anche lì delle 7 conferenze, oltre Cantone, abbiamo Filippo Daverio in programmazione del secondo giorno, poi abbiamo delle conferenze specialistiche sul tema dei rifiuti, per esempio questo venerdì la conferenza, tra l'altro sarà presente anche Lorenzo Pinna, che è uno scrittore, conduttore di Quark, di Quark Super Quark. Poi abbiamo dei momenti, una International Web Conference con diciamo, il nostro comitato scientifico europeo, che tratterà tutti i temi della sostenibilità ambientale 20 anni dopo Rio. Quindi infatti è chiamata conferenza Rio più 20. Abbiamo il premio ambiente della Camera di Commercio, che ogni 2 anni vanno a premiare quelle che sono le migliori iniziative di sostenibilità da parte sia delle scuole che delle imprese. Quindi è un ricco programma. Lab Innovation. Lab Innovation, sì, che è una conferenza sulle buone pratiche di sostenibilità per la gestione dei rifiuti. Questa è in programma al terzo giorno. Quindi c'è tutto un contenitore molto, molto complesso, dove sono intercalati momenti diciamo, di più alto livello, più anche per i non addetti ai lavori, e via via poi si arriva fino ai corsi di formazione, i lab meeting, che sono dei momenti più specialistici. Tra l'altro quest'anno la manifestazione è tutta gratuita, tutta open, e anche solidale, perché avevamo chiesto diciamo, un contributo anche per le popolazioni colpite dal sisma del terremoto, e questo diciamo, porta al diciamo aprire sempre di più la manifestazione, che ormai è un vero e proprio festival in questo bellissimo posto che è il centro storico di questa città millenaria. Grazie Giovanni, buon lavoro, c'è veramente tanta carne al fuoco, c'è tanto da vedere e da fare, quindi facciamo i conti con l'ambiente anche quest'anno, grazie. Grazie a voi.